Amiche e amici di Sport Più TV, siamo ancora una volta qui al Salone del Libro e siamo nello stand dello Scarabeo. Visto che noi ci occupiamo di inclusione, non potevamo non venire a conoscere questo super mazzo dedicato proprio al mondo dell'inclusione, edito dallo Scarabeo, una novità assoluta per questo salone. Beh, grazie mille per essere passato, ci fa moltissimo piacere. E sì, noi quest'anno al Salone presentiamo questo mazzo che si chiama il Supernova Tarot. E Supernova Tarot è illustrato da Federico Salis, illustratore milanese, e il libretto all'interno, che lo trovate appunto all'interno del mazzo, è scritto da Alice Mastroleo, a.k.a. Solo Redi. Questo mazzo è un progetto che ho portato io in azienda perché volevo proprio portare un'idea di tarocchi, quindi di carte divinatorie, che rappresentasse tutta una comunità che ancora era rappresentata molto diversamente. Quindi Federico, facendo parte della comunità LGBTQ+, viene a portarci nei tarocchi un discorso di energie, quindi il non binarismo, l'idea di genere, la bisessualità, tutte le la transessualità vengono approdate a questo mazzo in una maniera completamente nuova e completamente fresca, e dal suo punto di vista che è la cosa più importante. Federico ha proprio un'idea di come rappresentare questa comunità nel mazzo dei tarocchi, quindi in queste carte veramente storiche, piene di significati, piene di simboli che sono molto importanti, e quindi siamo qua per rappresentare. Per esempio, la mia carta preferita è le stelle, che adesso troveremo. Eccola qua, la stella. Questa è una ragazza che sta facendo la transizione ed è molto bello vederlo nella figura delle stelle, perché solitamente è raffigurata come una ragazza bionda con un seno molto abbondante, molto femminile, molto sensuale, ed è comunque una rappresentazione assolutamente binaria, e qua ci fa veramente piacere vederla in questo modo non binario e comunque sconvolgente per il mondo dei tarocchi. Quindi io sono molto orgogliosa di questo progetto e soprattutto delle persone che portano davanti una cultura e portano davanti dei ideali che sono molto vicini ai miei, e quindi sono veramente orgogliosa che qua al Salone poi è andato benissimo. Federico Salis e Alice Mastroleo hanno fatto anche delle letture qua, sono affollati per vedere queste carte in azione proprio, e quindi non potremmo essere più orgogliosi di così. Il mazzo lo trovate disponibile sullo scarabeo.com, e se siete ancora al Salone del Libro di Torino in questi giorni, passate a trovarci.